Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. La cronaca in apertura: a Catania i carabinieri hanno beccato un pusher minorenne che spacciava in centro. Ovviamente per lui sono scattate le manette. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno tratto in arresto un minorenne di origini straniere per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno potuto osservare come il giovane fosse molto operoso tra le vie del centro della città, soprattutto nella zona dei Benedettini. In particolare, il pusher, tra una telefonata e l'altra al suo cellulare, veniva avvicinato a piedi da coetanei con i quali effettuava degli scambi. I carabinieri a quel punto sono entrati in azione. Dopo aver circondato il giovane, lo hanno quindi bloccato e messo in sicurezza, identificandolo per un minorenne straniero residente a Catania. Immediata a quel punto la perquisizione sulla sua persona, che ha permesso di scovare all'interno del borsello che portava a tracolla alcune decine di euro, mentre in una tasca dei pantaloni erano nascoste in una busta in plastica trasparente una quindicina di bustine contenenti marijuana del peso complessivo di 15 grammi. E ancora dalla cintura sporgeva un borsello di colore nero, al cui interno i carabinieri hanno recuperato altri 3 involucri in carta di colore bianco con dentro in totale una decina di grammi di hashish. Il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria per i minorenni, che ha convalidato l'arresto disponendo per lui la misura cautelare del collocamento presso una comunità per minori. Restiamo in tema, parliamo ancora di spaccio di stupefacenti e restiamo a Catania. In questo caso un doppio arresto da parte dei carabinieri, due giovani spacciatori che avevano allestito una sorta di mini market della droga nel quartiere San Giorgio. Uno era minorenne. I carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno portato a termine con successo un delicato servizio nel popoloso quartiere San Giorgio, al termine del quale hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio un 19enne già noto per pregresse vicende giudiziarie connesse agli stupefacenti e il suo socio, un minorenne, entrambi catanesi. I due giovani avevano allestito una piazza di spaccio in un monolocale a piano terra in via Gardenia, dotato di un cortile antistante accessibile tramite un cancello in ferro, tutto protetto da telecamere a circuito chiuso, con l'evidente finalità di tutelarsi da eventuali visite delle forze dell'ordine. I militari, approfittando di 3 giovani acquirenti che stavano entrando nel cortile per andare a rifornirsi, cogliendo l'occasione del portone lasciato aperto, sono riusciti a intrufolarsi dietro di loro senza farsi notare. Scattato il blitz, gli operanti hanno immediatamente bloccato i clienti, precipitandosi quindi verso l'ingresso dell'abitazione, già socchiuso poiché gli spacciatori, vedendoli dalle telecamere, erano in attesa dei 3 ragazzi. Fatta irruzione all'interno del piccolo appartamento, i carabinieri si sono subito trovati di fronte a un enorme tavolo di legno allestito con cocaina, marijuana e hashish, sostanze già suddivise in dosi, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. I due giovani pusher, che intanto erano seduti proprio davanti a quel bancone, intenti a organizzare lo stupefacente da cedere, alla vista dei militari hanno fatto un balzo dalla sedia e, resisi conto di essere ormai braccati, non hanno potuto fare altro che consegnarsi senza tentare alcuna fuga. Ciò che ha maggiormente colpito gli uomini dell'arma sono state l'organizzazione e le precauzioni adottate dai due spacciatori, i quali avevano all'ingresso un monitor collegato con 4 telecamere che consentivano appunto la visuale sui 4 angoli della casa. Tutta la droga è stata sequestrata e i due pusher sono stati rispettivamente posti a disposizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e per i minorenni, che hanno entrambe convalidato il provvedimento disponendo per il minore la misura cautelare presso una comunità. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo nel Taorminese, dove è stato siglato il patto d'area da parte dei sindaci della cosiddetta Costa del Sol. Sentiamo Mauro Romano. Finalmente una buona notizia dalla Fisascat CISL. Abbiamo qui Salvatore D'Agostino e Pancrazio Di Lei, che da anni si battono per il cosiddetto patto d'area. Che cosa è accaduto in questi giorni, Di Leo? In questi giorni abbiamo sottoscritto con i sindaci che vanno da Giardini fino a Rocca Lumera l'accordo sul patto d'area, che ha recepito le richieste che da 14 anni si cercava di portare avanti. Una importante richiesta è cercare di lavorare soprattutto in questo
territorio 8 mesi, visto che la riforma del 2015 della legge sulla disoccupazione, la NASPI, ha penalizzato i lavoratori. Gli 8 mesi consentirebbero ai lavoratori di avere almeno 4 mesi di disoccupazione in mancanza di lavoro, e questo è altamente positivo. Ci sono delle resistenze però ancora, Di Leo? Sì, si pensava che tutti quanti i partecipanti che sono stati in questo tavolo in questi anni, anche chi all'inizio aveva sottoscritto con me l'ipotesi di accordo, avessero seguito questa linea, alla fine ci hanno lasciato soli. Ha firmato soltanto la Fidascat Cilo come organizzazione sindacale, però ci siamo trovati i firmatari anche la Confcommercio, la Confesercente e oltre i sindaci. Ci dispiace che ancora le associazioni albergatori del territorio non abbiano deciso di sottoscrivere dall'accordo. Che cosa comporta questo patto d'aria dal punto di vista proprio concreto, Di Leo? Dal punto di vista concreto c'è un fattore essenziale che era condiviso da tutte quante, anche da parte delle altre sindiche: l'applicazione in toto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da Fincams, Fisascat e Tux, e quindi da Confcommercio, Confesercenti, Federabeghe, FIPE, FIAVET, tutte quindi le organizzazioni che sono maggiormente rappresentative a livello nazionale, ed evitare che nel territorio ci siano contratti al ribasso, il cosiddetto dumping contrattuale che abbiamo sempre lottato, e quindi evitare che ci sia questa disparità, perché è giusto che i lavoratori siano pagati con salari giusti e abbiano i loro diritti. I sindaci di quali paesi di quella che è stata definita la Costa del Sol hanno firmato? I sindaci che vanno, come dicevo prima, da Taormina, Giardini, Leroiani, Castelmola fino a Roccolomera, Sant'Alessio, Santa Teresa, Nizza, Furci, Forza d'Agro, Ali Terme. Cioè alla fine c'è tutta questa costa che ha coinvolto tutti quanti, perché c'è un fattore essenziale per quanto riguarda l'occupazione. Viene dato preferenza ai lavoratori che già sono occupati, perché il diritto di precedenza che abbiamo nei contratti di secondo livello permane, e all'aggiunta della riconferma dei lavoratori che fanno la lettera di riassunzione, se no perderebbero il diritto, i comuni si sono impegnati, dove c'è l'avviamento, di assorbire un 60% dei residenti. Nel caso in cui, facciamo l'esempio, il comune di Taormina non trovi tale percentuale ma abbia solo un 10-15%, l'altro lo può prendere dai comuni che ne fanno parte. Se non trovano all'interno dei comuni che fanno parte lavoratori che possono essere occupati, allora vanno fuori dalla provincia di Messina. Parliamo di eventi. A Catania, alla Casale dell'Arte, la mostra evento La moda si veste di carta. Ci racconta tutto Lucio Di Mauro. Tutto pronto per la sfilata evento La moda si veste di carta, organizzata da Laura Mercurio, docente dell'Accademia di Belle Arti di Catania, in collaborazione con l'associazione Il Filo della Vita, diretta da Enza Marchica, un'associazione nata nel 2015 da un'idea di un gruppo di donne, la maggior parte delle quali ha vissuto l'esperienza del tumore, che ha deciso di mettere il proprio cuore, la propria anima, il proprio vissuto a disposizione del prossimo. 62 abiti di carta sensoriale, sculture elaborate che prendono vita grazie alla creatività e alla mano d'opera dei ragazzi del secondo anno del triennio di Fashion Design dell'Accademia di Belle Arti di Catania. Allievi che daranno vita ad un abito che racchiuda molteplici significati, oltre al fascino figurativo del lavoro in sé. Una sfilata evento per celebrare la moda, la bellezza e la vita. Per il secondo anno consecutivo, un connubio per sostenere e diffondere messaggi di forza e coraggio. È un evento dedicato all'abito di scultura, un abito che hanno realizzato 63 ragazzi dell'Accademia di Belle Arti di indirizzo di Fashion Design di secondo anno. Quest'anno con me hanno lavorato tutto l'anno nel settore del fashion system, proprio per quanto riguarda proprio il sistema del riciclo e dell'ecologia della carta e di qualsiasi materiale ecologico. Sono dedicati 63 abiti sensoriali, i primi 5 legati al sesto, all'emotività e all'energia e alla bellezza dell'Associazione delle Donne del Filo della Vita. Il tema di quest'anno è legato alla sostenibilità e all'ambiente. La carta, materiale primario utilizzato nelle creazioni, ha diversi valori concettuali.
Pillole di recitazione grazie anche alla presenza di Mara Di Maura e di Nadir. Il trucco è curato da Simona Di Mauro, invece le coreografie sono state affidate a Salpi. Presenta Giovanna Russo. Parliamo adesso di calcio. Grande delusione per il Palermo. Finisce il sogno di promozione in Serie A dopo la sconfitta nel playoff contro il Venezia. Allora sentiamo le parole dei protagonisti da Mister Mignani all'attaccante Brunori. Io so solo che i ragazzi comunque fino alla fine hanno combattuto e lottato per provare perlomeno a riprendere la partita. Sicuramente nella prima parte del primo tempo abbiamo sofferto, come dicevo ai tuoi colleghi, la fisicità del Venezia, e poi prendere un gol dopo 3 minuti sul primo tiro in porta sicuramente non aiuta. Questo non è una giustificazione, che la partita è appena cominciata, però ti ripeto, io ho visto che abbiamo sofferto la loro fisicità, poi piano piano i ragazzi sono ripresi. Il tuo primo tempo è stato un primo tempo abbastanza di sofferenza, secondo tempo abbiamo provato a riprendere la partita. Quando perdi 2 partite su 2, probabilmente è anche giusto ammettere che il Venezia ha fatto qualcosa in più di te, non è che possiamo appigliarci agli specchi, però anche è anche vero che la partita di andata è stata una partita, la partita di ritorno secondo me è stata un'altra. La partita di andata io penso che il Palermo avrebbe meritato perlomeno un pareggio, e questo pareggio ci avrebbe dato una consapevolezza diversa e probabilmente anche un secondo tempo, una partita qua diversa. La prima partita secondo me è stata fatta bene. La prima partita è stata fatta bene, abbiamo preso un tiro pericoloso, abbiamo preso un gol, e oggi al primo tiro pericoloso abbiamo ripreso il gol. Sono stati 2 grandi gol. Poi son d'accordo con te che questa partita si poteva fare in maniera migliore, però evidentemente oggi quello che si è riuscito a fare è quello che abbiamo visto tutti. Ma io credo che sia troppo presto in questo momento parlare della prossima stagione, perché va assimilata questa sconfitta, va cercato di capire quello che è stato l'andamento di quest'anno, vanno capite tante cose. Io credo che ci voglia un attimo per mettersi seduti e per provare a capire quello che è stato fatto bene e quello che non è stato fatto bene. Lascia tanta, tanta tristezza e delusione perché ci abbiamo provato fino all'ultimo, come hai detto te, non è bastato. Abbiamo incontrato una squadra forte che ha meritato in campo, quindi sentivamo l'apporto di tutti, della nostra gente, però non è bastato, ecco. Parla sempre il campo, quindi noi sono orgoglioso dei miei compagni perché abbiamo dato tutto fino all'ultimo minuto. Per provare a fare un'impresa qua, quindi poi è normale che ha meritato il Venezia, l'ha meritato in campo, quindi faccio i complimenti alla squadra del mister Vanoli perché comunque hanno dimostrato di essere più pronti in questo momento. C'è poco da dire, hanno sempre dimostrato un affetto enorme nei nostri confronti, sia quando le cose comunque durante l'anno non sono andate, sono stati sempre vicini, quindi sono solo da elogiare. A Calatabiano, in provincia di Catania, sono ancora in corso i festeggiamenti in onore del santo protettore San Filippo. Ebbene, i calatabianesi presenti in Australia, a Brisbane, hanno proprio celebrato il santo. Sentiamo Giuseppe Virzì. Allora, siamo qui a Brisbane e abbiamo Giovanni Pennisi. Di dove sei, Giovanni? Giuseppe, io sono di un paese che si chiama Calatabiano, in la lingua siciliana si dice Cattabiano. Io nato nel 1946, ma nel 1951 è venuto qua in Però Australia. avevo solo 5 anni, vediamo 5 anni, se 5 ti anni. ricordi Sì, no, siciliano, mi cattabianese. ricordo troppo buono perché quando ne arrivano qua a Brisbane, ma se passa solo cattabianese parlavano, Allora, ma in inglese parlavano. guarda, io vado a scuola e manco sapevo parlare una parola No, manco d'inglese, una parola, hai comparato capito? adesso. Questo capitava spesso, che poi dovevano imparare l'inglese anche se erano nati qua. Allora, avete fatto una bella cosa. Cosa avete combinato Sì, con questa associazione caltabianese? siamo un grande gruppo di cattabianesi qua a Brisbane, sono tante, tante famiglie, ma ho pensato di portare i santi qua a Brisbane per fare questa festa. Erano più di 400 invitati, purtroppo solo 220 potevano stare in sala, ma è una grandissima festa. Io sono un malfattore di limoncello e ho fatto una bomboniera. Guarda che ha La fatto, guarda bomboniera, qui. e ce l'ha dato a tutti con la foto San Filippo, e questa bomboniera ce l'ha dato a tutte le famiglie per il ricordo di quella giornata. Ve ne porteremo una a voi lì a Calatapiano, ok? Allora,
Grazie mille per questa testimonianza e adesso vi mandiamo delle immagini di San Filippo. Grazie mille. Grazie a lei. Ci vediamo in Sicilia. Grazie Giuseppe. Va bene? Tutto. A Casa Biano. Come? Ok. Grazie. Ciao a tutti. Prima di chiudere la rubrica 100 secondi a cura di Giacomo Cagnes, oggi si parla di identità e di un'Italia che rischia seriamente di perdere la propria. Quando leggi certe notizie ti vengono i brividi, pensi che siano barzellette mal raccontate e che quindi non fanno ridere proprio nessuno. Ti accorgi, o meglio, hai conferma, che sicuramente qualcosa non funziona. Una riflessione va fatta, perché effettivamente come nazione stiamo andando alla deriva. Se non si pone subito rimedio, la nostra bandiera, la nostra cultura, il nostro modo di vivere lo stiamo quasi sacrificando sull'altare del buonismo e della finta accoglienza. Stiamo perdendo di vista la nostra identità. Gli allarmi arrivano da più parti e creano non pochi problemi. Il messaggio che sta pericolosamente passando è che chi arriva in Italia può fare quello che vuole, decidere come vivere, non rispettare le nostre leggi. Allucinante fare passare in Italia, per esempio, la cultura della sottomissione delle donne ad un patriarcato da noi combattuto e di fatto cancellato. Qualcuno pensa di utilizzare la nostra patria come un albergo ad ore, dove si pretendono servizi gratis senza rispettare nulla. Pochi presunti italiani, fortunatamente, sono convinti che siamo noi sbagliati e allora lasciamo le chiese e apriamo alle moschee, cancelliamo la nostra storia millenaria, facciamo studiare nelle scuole altre religioni, aboliamo i testi di letteratura italiana, cancelliamo Dante e la sua Divina Commedia. Una follia che se non si ferma, non si argina, porterà la nostra penisola ad un declino irreversibile.